Ma io che c'entro alla fine, insomma, nella nascita del Partito Democratico? Perché non avevo tessera allora e non ne ho neanche ora, e spiegherò perché non ce l'ho. E Romano Prodi mi disse: no, ma è importante che tu porti proprio questa esperienza, l'esperienza sul territorio, l'esperienza dei movimenti, di come la società deve partecipare alla vita della politica e deve dare un contributo forte, ma deve essere protagonista in questo contributo. A quel punto accettai, perché mi sembrò una cosa importante, e scrissi davvero, insieme ad altre personalità ben più grandi di me, scrissi questo documento, questo manifesto del Partito Democratico, in cui sottolineavo, e io stessa chiesi che fossero sottolineate, alcune delle cose, alcune cose importanti che io ritenevo irrinunciabili. Una di queste era proprio in quale ambito il Partito Democratico si collocava. Un elemento, diciamo, di coesione sociale venga meno, quindi se dovessi essere sindaco, diventare sindaco, rischi pure di trovarti una città. Sicuramente. Sì, non è solo un fischio, direi che è una certezza. Ecco, e allora lì che cosa, senza promettere, siamo in campagna elettorale, ma tu non prometti perché sei diverso. Però diciamo è una questione centrale, che ti troverai una domanda sociale molto molto forte. I giovani partono e non tornano, precariato e disoccupati, i lavori socialmente utili, per cui ti troverai con questa riduzione di spesa. Continuano ad arrivare, almeno continueranno ad arrivare per un po'. Si sta cercando di recuperare, e ripeto, anche di questo mi sono occupata in Europa, di recuperare parte di quelli che sembravano definitivamente persi, e questo già è una sorta di tesoretto che noi possiamo utilizzare. Ma poi quando io parlavo di snellire la burocrazia e di farla diventare invece strumento positivo, dobbiamo a tutti i costi attirare investimenti in questa terra, che siano investimenti pubblici, che siano investimenti privati, che siano investimenti da fuori dall'Italia o da dentro l'Italia. Gli investimenti devono arrivare e noi ci dobbiamo mettere la nostra capacità di pensare al futuro. Coniugando queste cose, ripeto, con quei fondi che comunque in buona parte, ancora almeno sicuramente fino al 2013, ma abbiamo ormai la quasi certezza che continueranno ancora, per magari in dimensioni diverse, magari anche con modalità diverse, però continueranno ad arrivare. E con la capacità di attrarre investimenti e affidandosi all'università, alla ricerca, alla capacità dei giovani che non se ne vadano a rendere ricche e belle altre regioni, ma che si mettano a disposizione questo percorso, però non gli possiamo fare fare i martiri, è chiaro che gli dobbiamo dare gli strumenti per vivere e per costruire il loro futuro. In questo modo questa terra potrà almeno cominciare, perché io credo che l'importante è cominciare. Se saranno necessari si faranno, ma si garantiranno più che proteggeranno, garantiranno sicuramente le fasce sociali più deboli, i senza casa. Quello dei senza casa è un problema enorme. Io sono andata l'altra volta a trovare una persona, ma era una, e ce ne sono tanti altri, tanti, troppi altri, che vive dentro una macchina. E pensate un po' con questo freddo che cosa significa stare dentro una macchina. Davanti, erano davanti a un convento praticamente, perché se non altro gli facevano utilizzare i servizi igienici. Queste sono tragedie, ma sono anche vergogne. Una società civile non si può permettere di avere situazioni di questo genere, e a queste situazioni bisogna porre rimedio.